Cari quadisti, buongiorno quadisti e monociclisti al top. Ed eccoci signori, il rumore è tanto, ma purtroppo la Giangi continua ad andare a velocità iperboliche, 20 all'ora, si incazza come una bestia il Segway Mini, perché dovrebbe andare più piano, ma la Giangi è spinta da questa griglia di partenza. Ed eccola che cerca sempre di sorpassare i 20. Siamo all'autodromo Vairano di Vidigulfo, Pavia, per la prova del campionato italiano Supermoto. Ed ecco la Giangi che sta percorrendo l'intero circuito con il suo Segway Mini e sta pensando di derappare. Adesso ci informeremo sul senso della pista. Scusate, in che senso si gira? Sì. Cioè, di qua di là andiamo. Di qua. Cioè, non ho capito, scusate. Di qua e vai proseguire. Perfetto, allora eravamo in senso giusto. È andata bene. Siamo partiti bene, grazie. Ed eccoci, riprendiamo la pista. Siamo nel giusto senso. E inseguiamo la Giangi con il... Wotò! E ragazzi, non ci crederete mai, ma qua su asfalto la Giangi gode come una riccia, perché si sente già smotardista. Signorina Giangi, ma lei si sente smotarda? Si sente smotarda? Non mi pare, non mi vuole. Vuole il mezzo da 80 all'ora, eh? Ma amore, stiamo già andando a 20 all'ora. Le ricordo che non sono prodotti progettati per fare gare di smotard. Peccato, perché sarebbe bello. Oh, si sente smotardista, si sente smotardista. Continua a tirarmi dietro. Basta. A 20 all'ora c'è un blocco elettronico, cara signorina Giangi. Ed ecco come va il controllo, come va? Il controllo va bene? Oh, e allora vediamo piloti che stanno guardando la pista con biciclette a piedi. Ottima soluzione prima della gara, la pista deve sempre essere controllata. E adesso cerchiamo di raggiungere la Giangi che... Oh, la Peppa! Come vedete il cordolo della pista di Vairano sono veramente... ci stiamo marciando sopra. Cioè, molte meno vibrazioni dei marciapiedi di Milano. Ovviamente, come avete visto, al di fuori del cordolo, a parte nella parte interna. Nella parte esterna, adesso per esempio lo vediamo, entrate, questa è una variante, siamo in senso di rotazione, come potete vedere è stata cementata parte della parte interna in modo che il pilota non corra rischi. È vero che non si possono mettere le ruote al di fuori della linea bianca per regolamento FMI, ma è anche vero che ultimamente, grazie all'evoluzione dei telai delle moto, della tenuta delle moto e di quant'altro il resto, gran parte delle curve i piloti le eseguono completamente con le ruote al di fuori delle linee bianche. Per esempio, se in questa pista il pilota mette le ruote sul cordolo, adeguate agli standard di sicurezza, quindi per evitare cadute pericolose, che le ruote della moto prendano un gradino abbastanza pericoloso e quindi si scompensano. Ma possiamo vedere dove effettivamente c'è una possibilità di grande taglio. La parte interna verde è stata messa scalinata in modo che non sia possibile, o perlomeno non vi sia danni.
che deve lasciare la pista perché entrano le moto, lei voleva partecipare con le moto. Ce l'ha già, ce l'hanno buttata fuori perché devono entrare le moto per le prove libere. Fuori legge, le ricordo che per la legge italiana il massimo raggiungibile dai monocicli è 20 km/h e ovviamente sulle pedonali, sulle ciclabili il pedone può andare al massimo a 20 all'ora sulle ciclabili, quindi i prodotti sono bloccati a 20 km/h, anche se tecnicamente potrebbero fare molto di più. Come vedete addirittura questa parte di pista è assolutamente cementata, è asfalto, però è colorata come cordolo e vedete la ghiaia che serve per rallentare. Ricordiamo il problema di Shalom, purtroppo il pilota che è venuto a mancare ieri nelle prove della GP2, perché è proprio uscito di pista sull'asfalto e la moto non è riuscita a rallentare e di conseguenza purtroppo ha avuto un impatto molto grosso con le barriere. Signori, facciamo un girettino del paddock, vada signorina Giangi, vada che la riprendo, vada. Opla! Ed ecco la Giangi che fa un giro per il paddock del campionato interregionale Lombardia-Piemonte Supermoto. Eccola che va, si gira, ci cerca e noi la riprendiamo. Guarda come va bene questo mini Segway. Beh, comunque anche il One, Segway. In queste situazioni, in un paddock, questo è veramente spettacolare, cioè. Ma ragazzi, non avete idea. Anzi, vi dirò di più, abbiamo preso una docciata stamattina partendo da Milano, una vera e propria alluvione, e fortunatamente siamo arrivati a Pavia, è il PFP, e adesso dobbiamo fare la spesa, quindi probabilmente oggi pomeriggio ce ne andremo a cercare qualche supermercato. Amori, te che ritorna in Drake, entrano le moto, se no volevi fare la moto te, io lo so. Hai il mini quadino, ecco, per i quadisti anche in pista ci sono i quad. Peccato che non ci sia la categoria smotard, supermoto anche per i quad, perché secondo me potrebbe essere veramente un'ottima soluzione. Vedete le i team che già cominciano a lavorare per le prove libere del sabato. Adesso ci siamo giocati alla Giangi, questa è un'altra visione dei mezzi, potete vedere era previsto pioggia, per cui la maggior parte delle moto sono gommate intermedie intermedie o pioggia, e c'è questa grande ricerca. Guarda che bella signorina, c'è questa bella grande ricerca alle azioni tecniche, come potete vedere è molto più controllato e rifinito. Vediamo i cerchioni, una grande ricercatezza del prodotto, una grande tenuta del prodotto e un inseguimento alla miglior tecnica possibile, che diventa fondamentale per ottenere le prestazioni in pista. Qui non parliamo di decine di secondi, ma parliamo di decine di secondi. Come potete vedere cerchioni a raggi ma rigorosamente tubeless. Eccole qua, abbiamo finito questo nostro giro mentre la Giangi cerca di dare addosso. Eravamo noi che stavamo andando addosso. Ciao caro. In pista, ragazzi. Certo, ma stai scherzando? Ma mi hai mai visto derapare? Polina! E oltre i 98 che andiamo in crisi di batteria e in derapata oltre i 45 il motore del Segway si blocca. Siamo arrivati signori dal crossodromo di Vairano Devidigulfo con la signorina Giangi e il suo mini, il Fero col suo One, che stanno facendo i pirloni. Ci hanno già mazziato e ci hanno già detto che se entriamo in pista verremmo evirati, più che altro io. Eccoci qua, e adesso un salutone. Attendiamo il direttore di gara, il Boselli,
e andiamo a fare la spesa per stasera. Signori, la passione, la competizione è tutto, ma sulla Pappotti non bisogna mai mollare. Eccola la Giangi, pronta a fare la spesa. Prontissima. Signorina Giangi, buongiorno a tutti dal Ferro alla Giangi. Ciao a tutti.